Allora, questa passione nasce proprio da lontanissimo, nel senso che io sono nata nel 1990 e sono cresciuta in una casa dove mia mamma è sempre stata un po' appassionata di musica, un muro pieno di vinili, soprattutto dei Beatles, Ok. perché è stata sempre appassionata dei Beatles. Quindi diciamo che ci sono un po' cresciuta con la musica. Poi Ok. dopo, quando avevo 10 anni, mi sono appassionata dei Daft Punk e avevo dei registratorini con le cassettine, mi mettevo a... Mi viene da ridere a raccontarlo perché Bello, no, questo è bello, Paolo, accidenti. avevo due registratori, quelli grossi, no? Che sotto c'è la Certo. radio, poi ci sono le cose con le cassette, con i mangianastri e praticamente cercavo di mixare da uno le Spice Girls e dall'altro i No, vabbè, Daft no, vabbè, Punk. Cioè, spettacolo. ovviamente venivano fuori delle cose Vabbè, obbrobriose, certo, però però insomma. era il mio passatempo perché mi piaceva mettere insieme la Quindi musica. prestissimo, insomma, cioè. Sì, allora, poi dopo ho iniziato a fare la DJ proprio professionalmente intorno ai 18 anni. Ho Ok. fatto dai 16 ai 18 un po' di prove, così, Ok, certo. e cercare di capire un po' la musica. Poi dopo dai 18 anni ho iniziato a suonare ovviamente nei primi baretti, Certo. le discotechine. Poi ho cambiato, inizialmente ho iniziato con il mio primo alias che era Victoria, quindi molta fantasia da Vittoria, Ok. Victoria. E invece E poi Miss Wallace come Miss nasce? Wallace è nata nel 2013 perché non mi sentivo più mio questo Victoria, più che altro Ok. ho iniziato con un genere di musica che era molto la minimal electro che andava alla fine degli anni 2000 Ok. e poi sono passata un po' alla progressive house, mentre nel 2013 mi sono un po' più focalizzata sulla deep house, la minimal tech, quindi avevo proprio voglia di Ok. cambiare. Ok. Poi ho cambiato anche taglio di capelli, si dice no, che le donne Sì, quando sì, sì, tagliano i sì. capelli fanno... Certo. Diciamo, hai cambiato proprio un po' la tua visione di quel Sì, momento, ok? totalmente. E poi, fatalità, avevo anche il caschetto nero, proprio Ok. della mia Wallace di Pulp Fiction. Il nome Wallace mi ha sempre un po' attirato. C'era un mio amico che faceva il DJ negli anni 2000, si chiamava Peter Wallace, e io sempre Ok, sto Wallace ce l'avevo in in testa. testa. E allora da lì ho detto, voglio cambiare nome, Certo. voglio il Wallace, però ci devo mettere Qualcosa, qualcosa. certo. Mia Wallace era già un personaggio appunto di Pulp Fiction, quindi non era originale. Allora con i miei amici ci siamo messi un po' a fare il Toto il Convenzo. Cosa Forse è mettiamo? meglio. Alla fine, tra le varie, ovviamente sono prese di quelle cazzate che Vabbè. si possono dire, come assonanza Miss Wallace mi Suona piaceva molto bene. molto, Sì, sì. sono d'accordo. Ok. E questo cambio poi ha generato anche, immagino come sempre, una crescita, ma hai trovato più te stessa in questo Sì, viaggio? totalmente. Ok, quindi sei sentita anche più libera di esprimere effettivamente quello che avevi. Totalmente, Ok. anche perché poi dopo nel 2014, quando dici finalmente ho raggiunto uno degli obiettivi, no? Ok. Sono entrata a far parte del collettivo Clum di Mantova, che a inizio anni 2000 facevo dei party nella zona di Verona, dove io sono andata le prime volte in discoteca. Per me vedersi i propri idoli, dove Ok. andavi a Bello. ballare, dove ho scoperto un po' la passione per la musica elettronica, far parte di quel collettivo per me è stato Bellissimo. l'apice. Infatti... Lì è Quindi stato uno dei 2014 prima piccoli tappa. traguardi, esatto, che ho raggiunto, Ok. che mi hanno influenzato moltissimo. E poi dopo c'è da dire che poi nel 2017 ho raggiunto un altro traguardo, Sì? che è Com'è stato diventare resident ad After Caposile. nata questa famiglia? Come sei entrata? Come è Allora, è nato successo? molto in modo strano, nel senso che nel 2016, appunto, io suonavo per il Clum a Mantova. Francesco Maddalena, che è uno dei proprietari e resident DJ di After Caposile, passa così a ballare perché era andato al Classic, tornando in su ci passi appunto per tornare verso Venezia. E ho detto, passiamo dal Clum. Mi ha sentito suonare, abbiamo fatto quattro chiacchiere, mi fa, ma scusami, ma perché non vieni a Caposile a ballare? Perché questo è Ok. uno dei primi principi di Caposile, tu per entrare a far parte della famiglia, prima di tutto devi essere parte della famiglia. Certo. Non esiste per noi uno che un giorno arriva e voglio suonare perché posso essere il mega DJ del Certo. mondo. Devi essere parte fondamentale della famiglia perché non trasmetteresti le stesse cose. Ci sono Ok. talmente tanti DJ al mondo che ormai uno vale l'altro. E allora ho detto, ma sì, dai, sai che quasi Bello. quasi quando sono libera vengo a fare un giro.
Solo che Fatalità era verso fine estate del 2016, quindi all'epoca facevamo solo After Capofusile faceva solamente certo. l'estate, quindi mi è toccato aspettare il giugno del 2017, okay. dove sono andata con una mia amica per i pezzi per arrivare, perché è proprio in mezzo ai campi comunque Capofusile. Arriviamo e adesso voi Capofusile appunto lo vedete nel massimo dello certo. splendore. Una volta era un po' tra virgolette molto alla buona, molto rustico, okay. però io mi sono innamorata, ma non del posto in sé, ma è proprio dell'atmosfera, proprio. Di quello che si vive dentro, l'autenticità certo. della musica che si è e si era al tempo, appunto nel 2017, si era un po' persa. E allora da lì ho detto, quando sono libera, se non sono a suonare al club, io vado a Capofusile a ballare, cioè non me ne frega niente, assolutamente, io ci voglio andare. Maddalena mi disse a fine giugno, che c'ero già andato un paio di volte, mi fa, ma scusami, ma vieni a mettere due dischi così. Ok. E mi ricordo ancora la data, il 3 luglio del 2017 feci la mia prima data, che era una specie di Girls Day, perché c'ero io, Gladys, Jessica Diaz, come diciamo esterne, e lì... non so cosa sia successo, ma c'è stato un po' di amore generale okay. verso di me e mi hanno detto tu adesso vieni qua, sei con noi. Appunto, sei con noi. Bellissimo, cavolo, bellissimo, veramente. Sì. E attualmente quindi quali sono i tuoi progetti e che progetti hai? Il mio obiettivo finale sarebbe di rendere questa passione un lavoro, perché tuttora io sì, sto suonando abbastanza in giro, sono stata anche all'estero recentemente, però non è ancora diventato, non ho ancora tante date o tanta tra virgolette certo. popolarità per farlo un lavoro appunto a tempo pieno, quindi diciamo che il mio prossimo step è quello, farlo diventare un lavoro a tempo pieno. Mi ci sto dedicando perché sto lavorando sulla musica certo. Ho un EP che dovrò far uscire entro la fine del 2024, ho altre tracce a cui sto lavorando e spero appunto di riuscire. Ok, come ti vivi? E questa è una cosa che mi affascina sempre, no? Quando ci sono DJ che vengono qui e sono anche produttori, mi piace sempre sapere qual è il rapporto, no? Che hanno tra, diciamo, l'anima produttiva e l'anima da DJ, perché comunque sono due cose completamente diverse. E come ti sei avvicinata a questa passione anche alla produzione? Cosa ricerchi per, diciamo, come fai a trovare le ispirazioni? Allora, ti dico... Io nasco e morirò come selector DJ, questa è sempre stata la mia grande passione. Poi dopo, appunto, quando ho cambiato il mio nome d'arte, Miss Wallace, ho voluto approcciarmi anche alla produzione, infatti ho seguito delle lezioni di pianoforte, di batteria, ho anche seguito dei corsi di mastering okay. che sono serviti per dare un'infarinatura generale, perché ci vuole tanto studio. Esatto, troppo. Troppo. Ci avrebbero due vite, praticamente. Diciamo che dal 2014 fino adesso non mi sono mai data degli obiettivi prefissati, okay. nel senso che l'ho sempre voluto tenere come passione. Okay. Quando hai tempo, quando hai l'ispirazione... Ti ci dedichi senza pressione, senza esatto. fretta, ok. Perché io l'ho sempre vissuta come una passione. Certo. Nel momento in cui ti mette ansia il pensiero di metterti davanti al computer e... avere delle pressioni appunto te lo fa quasi andare in noia. Infatti c'è stato un periodo nel 2020, avevo finalmente fatto la mia prima uscita su Bamboleo, che era uscito il vinile, e mi sono un po' impuntata anche con la pandemia, ho detto bene, adesso mi facciamo uscire 50.000 dischi. E lì sarà stato che un po' perché il Covid è stato veramente un universo a parte, un esatto, po' per tutti, un altro mondo. Sarà che lì mi ha proprio dato, mi è quasi andato in noia, infatti okay. per un bel po', poi dopo l'ultima uscita che ho fatto è stata nel 2023, certo. quindi 3 anni dopo, il Covid è stato proprio un periodo assolutamente assurdo per me, infatti volevo quasi lasciare tutto perché non... Ok, cioè totalmente te l'ha passato un po' la voglia sì. di metterti lì e ricercare... Totalmente. Okay. Okay. E per rispondere alla tua domanda, da dove trago ispirazione... Sì. Trago ispirazione dai miei anni, quindi negli anni 90. Ok, ci sta. Sì, da un bel po' di tempo sto riscoprendo un po' la musica, tra virgolette, della mia adolescenza, okay. quindi inizio anni 2000, ma preferisco anche andare un po' indietro, ai suoni okay. che c'erano nell'house, nella tech house degli anni 90, certo. che non è house e tech house che ci sono adesso. Infatti a me spiace dare queste etichette, ma cerco un po' okay, di far capire appunto, perché era una musica totalmente diversa, infatti... Basta pensare che l'Italia in quegli anni
c'erano dei produttori che erano delle pop star mondiali. Beh, certo. Cioè, soprattutto per citarne uno, Alex Neri, che è uno dei miei producer preferiti in assoluto. Immagino anche tutta questa ricerca nel ciò che è bello, no, per te, nel ciò che appunto ti ricorda anche un po' quello con cui sei nata. Come riesci a trasmettere questa stessa vibe, diciamo, anche al pubblico di fronte, ecco? Come ti vi il rapporto con loro e cosa cerchi, no, di trasmettere durante il tuo set? Allora, questa è una bella domanda, perché non faccio niente per trasmettere quello che trasmetto alla gente. Okay. Lo faccio naturalmente. Infatti anche adesso che abbiamo registrato quest'ora di DJ set, io veramente spengo il cervello e vado. Okay. Infatti, perdonatemi se mi vedete ballare, cantare, non sono magari coreografica, però io sono proprio così. E poi dopo, appunto, cosa vorrei trasmettere? La spensieratezza, che è quella che il pubblico deve, certo, avere quando va in pista, va in discoteca. Per staccare, ascoltare la musica, divertirsi, stare con le persone a cui si vuole bene. Certo. Deve essere un'esperienza. Ecco. Ok. Ci sono altre passioni che te hai coltivato, coltivi magari tuttora, oltre alla musica? O che avresti voluto fare se non ci fosse stata la musica? Allora, ti dico, io da piccola ho giocato a calcio per 5 anni. Infatti mi è rimasto un po' il fisico. E ti dico, ho smesso attorno ai 13 anni. Okay. Perché è un po', insomma, l'adolescenza, sai, vedere una bambina, una ragazza che gioca a calcio, che era anche un po' maschile, lo sono un po' tuttora purtroppo, era un po' visto male, quindi mi sono un po' fatta influenzare dalla società e l'ho lasciata. Mi sarebbe piaciuto continuare. Oh, c'è da dire che io ero veramente un maschiato quando ero bambina, dai, capelli rasati, cosa picchiavano le bambine. No. Cioè, io alle elementari ero la bulla della scuola. Sì, calcio, comunque sport in generale, perché okay, a me lo sport piace, mi piace seguirlo. E poi dopo negli anni sono andata avanti un po' con la palestra, però cioè, non in modo agonistico. Esatto, ecco. Cosa, diciamo, certo, che la mia più grande passione, oltre alla musica, è il mio cane, che è Rollo. Ok, un saluto. Che è un saluto Rollo da casa. La mamma, che bello. No, quello, diciamo, che è come se fosse, sì, una star, come bellissimo, se fosse mio figlio. Come ti rapporti con la musica, anche nel tuo solitario, no? Da sola in cameretta, no? Che uguale, senza... identica. Ok. Quindi comunque si fa molto prendere da quello che sente, dalle vibrazioni, essere, sì, attiva. Soprattutto se la musica mi piace, certo, io non riesco a star ferma. Sul mio outfit, su me stessa, su come mi muovo, su come parlo, sono molto simile in tutto. Non ci penso tanto. Certo. sono molto naturale. Tante volte sbaglio perché parlo magari a sproposito, certo, o magari mi emoziono a sproposito. Perché, ad esempio, cose che non si raccontano, quando un DJ sbaglia un mix, certo, insomma, sbaglia traccia, qualsiasi cosa, dovrebbe ovviamente stare impostato e dire non è successo niente. E invece me lo dicono in tante persone, mi dicono ma non ti deve arrabbiare, perché è talmente importante. Vabbè, però essere per me, anche quello fa parte di essere te, quindi nel senso, quello, sì, che dicevo, hai trovato proprio te stessa perché sei naturale in quello che sei. Completamente. Quindi è, penso, il gradino più importante da fare probabilmente. Cina da anni, appunto, è stato fatto quando ho cambiato il nome, perché la musica mi ha proprio salvato la vita, cioè, certo, io sono rinata dalle cenere, come fa appunto l'Araba Fenice, con la musica. Adesso. Perché oltre al cambio di alias, è stato un periodo un po' duro per me, quell'estate del 2013, ho avuto vari problemi, un po' per la scomparsa di una persona, problemi insomma abbastanza personali, certo, quindi un po' mi ero anche abbattuta, però la musica, infatti, sa, 8 ore, 10 ore al giorno immersa nella musica, mi sono estraniata da tutto e quello mi ha proprio dato una mano a superare tutto. Questo è stato, diciamo, un passo veramente fondamentale, sì, questo. Spero che tu sia stata bene, che ti sia molto trovata libera di fare quello che desideravi. Molto. E quando vuoi tornare sei la benvenuta. Grazie mille. Grazie a voi.